Buongiorno, ho letto un libro bellissimo, eccolo qua, Nicolas Bouvier, La polvere del mondo. Allora, questo Nicolas Bouvier che cosa ha fatto? Ha fatto un viaggio in macchina da Ginevra, lui è di Ginevra, fino all'India. Un viaggio durato un anno e mezzo. Attenzione che sul libro c'è scritto 6 mesi, è un errore, sulla terza di copertina è un errore, un anno e mezzo, insieme a un suo amico pittore, passando naturalmente per la Jugoslavia, Turchia, Iran, eccetera, eccetera. Fin qui uno potrebbe dire, beh, chissà quanti l'hanno fatto dei libri oppure non hanno fatto nessun libro, però questo libro è molto particolare per tutta una serie di motivi. Primo, beh, quando è che l'ha fatto questo viaggio? Questo viaggio l'ha fatto nel 53, 1953-54. Quindi l'ha fatto molto prima di tutti quei viaggi verso Oriente, prima che ci andassero i Beatles a suonare la musica in Oriente, tutti vestiti di fiori, prima di tutti quei viaggi all'inseguimento purtroppo della droga, dell'hashish, dell'oppio e poi purtroppo anche dell'eroina, no? Prima di questa grande ricerca di questo Oriente mitico, no? Con Siddhartha in tasca, no? C'è andato degli anni in cui non c'era ancora questa infatuazione per l'Oriente. Questa è la prima cosa. Ha impiegato un anno e mezzo, cioè si è fermato e lui racconta delle soste lunghe, ha passato anche un inverno a Tabriz. Delle soste lunghe in Serbia, in Turchia, in Iran, in Afghanistan. Il viaggio finisce fino al passo verso l'India, no? Guadagnandosi da vivere, e facendo lezioni di francese, scrivendo qualche articolo su qualche rivista locale, raccontando. Il suo amico con cui ha fatto il viaggio si guadagnava da vivere insieme, naturalmente vendendo quadri e disegni che facevano lungo la strada, e sono arrivati in modo abbastanza, insomma, difficile. Poi li hanno sempre comunque pochi. L'hanno fatto con una Topolino, una macchina piccolissima, una macchina assolutamente, come dire, non adeguata forse a questo tipo di viaggio. Pensate che molti passi, racconta che dovevano, per superare questo passo, svuotare la macchina, portare i bagagli in su, poi tornare indietro, praticamente spingere la macchina e poi riprendere i bagagli e magari in più tappe fino ad arrivare al passo con tempi lunghissimi. Spesso la macchina si rompevano dei pezzi della macchina. Allora, cosa facevano? Davano magari il pezzo di ricambio a un camionista che lo portava in una città più lontana, aspettavano il ritorno e questo durava giorni, settimane. E loro veramente erano, questo viaggio è proprio un viaggio di una vita. E raccontavano poi quello che vedevano, gli incontri che facevano con le varie persone, i paesaggi che trovavano. L'aspetto molto bello è il linguaggio. È un linguaggio assolutamente sobrio. Un linguaggio assolutamente privo di certa enfasi che invece troviamo in questi viaggi. Cioè, chi fa un viaggio di questo genere a volte lo racconta come fosse un viaggio, una meraviglia, la fine del mondo, però invece l'ha raccontato in modo estremamente, come dire, umile. Questo è il termine umile, semplicità del linguaggio, racconto di quello che vedeva. Ricordo ancora 53. Prima naturalmente, ma questo vale anche per gli altri viaggi, prima che le armi e le intolleranze religiose rendessero, come attualmente, pressoché impossibile rifare un viaggio del genere. La Topolino credo sia, non sono sicuro al 100%, quella che viene rappresentata nella copertina del libro. È un libro di 400 rotte pagine, 420 pagine circa, ed è bellissimo. Un episodio che l'unico che posso raccontare è quando in Iran, se non sbaglio, un cameriere
d'albergo dovevano per errore buttare via nell'immondizia il pacco, la grande busta dove aveva tutti i fogli, dove stava scrivendo e raccontava quello che gli stava succedendo. Allora cerca nell'immondizia, cerca nel carro che ha portato via l'immondizia, finché si trovano questi due amici a scavare nella discarica, fra gli avvoltoi che dovevano cacciare e altri animali, un odore ignobile, per alla fine non trovare il pacco, ma anzi trovare qualche foglio e vedere che tutto il resto si era già distrutto, disintegrato, trasformato in qualcosa di più semplice. La polvere del mondo fa pensare. E appunto questo apparente volare basso di tutto il racconto è la cosa più bella, perché sta raccontando un'impresa epica con un linguaggio assolutamente non epico, un linguaggio bellissimo da leggere. Bouvier è morto alla fine del secolo scorso, ha scritto altri libri, non tantissimi, ha fatto il giornalista, ha fatto il fotografo, io non lo conoscevo assolutamente, ho imparato qualche cosa leggendo dopo aver letto il libro, come sempre suggerisco di fare, e sempre dopo leggendo il libro ho visto che questo libro Rumis dice in un piccolo video che ho trovato, lo sostiene sempre sul comodino e ogni tanto legge qualcosina. La descrizione dei paesaggi, secondo Rumis, e insomma credo anch'io, è una delle cose molto belle di questo libro. Ecco, questo libro, ripeto, è bellissimo, non è un banalissimo libro di viaggio, anche perché si sofferma sì sul viaggio in misura adeguata, ecco, non eccessiva. La parte più grossa è quando si sofferma sugli incontri con le persone, incontra naturalmente di tutti i popoli che vivono in questo mescolarsi, no, di modi diversi di essere, e i paesaggi. Quindi un libro che io assolutamente, ma proprio assolutamente lo consiglio. Ho saputo poi che questo autore, che lui, dopo essere stato in India, è andato fino a Ceylon, perché dimenticavo, in Afghanistan, il suo compagno è partito, è andato in India, a Ceylon, prima di lui, perché doveva, non so se si è sposato, comunque vivere con la sua ragazza. Quindi l'ultimo pezzettino del viaggio, diciamo da Kabul in poi, una piccola parte diciamo, del tutto, l'ha fatto da solo il nostro autore. Per poi, non è raccontato nel libro, volare in India e stare a Ceylon, proprio stare mesi là insieme al suo amico, insomma, eccetera. Però, insomma, dopo la sua vita è stata raccontata poi in questi mesi in un altro libro che si chiama Il pesce scorpione, che non è più non è pubblicato, non si trova in italiano. Io ho provato a vederlo su Amazon, costa 100 euro, l'unica copia di uno che ce l'ha usata, magari tenta di approfittare della rarità di questo libro. Ecco, è l'unico libro, ripeto, quindi che ho letto. Ripeto, finisco. La polvere del mondo, Nicolas Bouvier, 400 pagine di bellissimo racconto di viaggio, ma di vita. Buona lettura.